Per cominciare, ho preparato un giochino che facciamo spesso e lo facciamo anche oggi, un piccolo sondaggio che darà anche a voi un'indicazione di quello che stiamo facendo. Il sondaggio domanda: avete mai avuto una richiesta di una tinta unita marmorea? Quindi stiamo parlando non di pareti strane, pietre spaccate, bambù, no, tinta unita, però marmorea, quindi con l'effetto calce che noi sappiamo fare. Bene, voglio sapere da voi se avete queste richieste, così ci facciamo un'idea. Vi mando il sondaggio, vediamo cosa succede. Allora, parte il sondaggio, io leggo le risposte, voi no, per adesso poi ve le giro. Così ci facciamo un'idea importante perché qui abbiamo 479 persone che si esprimono e quindi abbiamo, come si dice nei sondaggi, un campione rilevante. È certo che avere 500 di voi pittori che ce la mettono tutta, è una grande soddisfazione per noi e vi ringrazio molto. Ok, abbiamo l'esito oramai su 350 persone, aspettiamo ancora un attimo, molto interessante. Comunque oggi parliamo, ecco, intanto che lui lavora, parliamo di, tra virgolette, una tinta unita, cioè usciamo un po' dal nostro cliché di pareti fuori di testa. Qui ci avviciniamo un po' di più alla normalità, perché vogliamo fare un prodotto che si possono fare tanti metri anche per voi, quindi non una paretina, ma tutta la casa. Quindi ci allarghiamo, vediamo di allargarci un po', almeno ci proviamo. Allora, sondaggio. 384 risposte, termine del sondaggio, vediamo. Allora, richieste da tinta unita marmorea, no per il 44%, una volta il 23%, molte volte il 33%. Perfetto, quindi questo ci dice due cose. La prima cosa è che abbiamo già tanti clienti che hanno bisogno di questo tipo di effetto, perché il 33%, anzi il 50% dei vostri clienti che chiedono una tinta unita, è tanta roba. Poi con quello che faremo noi, cataloghi, piastrelle, che adesso vi faccio vedere, naturalmente incrementeremo questo desiderio e quindi cercheremo di farlo diventare un successo. Allora, domande ancora non abbiamo, questo mi fa piacere. Quindi a questo punto io direi, vi faccio vedere cos'è finalmente Marmorino 2020. Marmorino 2020 è un prodotto che viene dalla storia, perché abbiamo dei reperti di questo tipo di lavorazione a Roma, quindi in quel periodo lì, che poi dopo è stato riscoperto come al solito nel Rinascimento. Questo è il nostro catalogo, poi ve lo faccio vedere molto bene, ma intanto lo sfoglio, il formato è il nostro solito. Come sempre ci sforziamo di dare il meglio con le nostre fotografie, ma in questo caso, soprattutto voi, siete fortunati perché insieme a questo bellissimo catalogo fotografico abbiamo le due confezioni, 8 kg, 24 kg. Non facciamo campionature più piccole perché, vi ripeto, andiamo sulle grandi superfici. Abbiamo, qui vi faccio vedere, tutte le tinte
che abbiamo preparato. Queste tinte le abbiamo già messe su una bellissima parete, come vedete, la grande qualità di questo prodotto è il touch, cioè quindi noi allarghiamo le case dei nostri clienti, perché normalmente le pitture, le tinte unite, quando le andiamo a toccare non è mai piacevole. In questo caso qua invece vedremo i clienti andare e toccare la parete, quindi ha un senso in più, non solo la vista, ma il tatto. Questi sono i nostri colori che campioniamo, quindi sono i 7 colori della pietra che sono i più venduti, più l'NA e l'NB che anche sono molto venduti nelle 4 declinazioni. Poi naturalmente voi non amate le regole, quindi se volete un colore speciale prendete il catalogo distinto, vi scegliete il vostro additivo e usate quello. Poi vi farò vedere anche una campionatura in questo senso. Bene, a questo punto io direi, vi ho fatto vedere a grandi linee quello che abbiamo preparato, vi faccio vedere il catalogo bene, ve lo faccio vedere online, vediamo. Allora, questa è la nostra copertina, qui solito testo a calce e pietra solo natura. Attenzione, parliamo di prodotti alla calce, quindi voi sapete che noi abbiamo una lunga esperienza, è dal 1990 che facciamo spatola stucchi, poi abbiamo fatto spirito libero, poi abbiamo fatto istinto. Questo prodotto raccoglie l'esperienza di tutti questi prodotti e cerchiamo di fare una sintesi, di attualizzarla e di dargli una grandissima velocità di applicazione, che è quella che oggi è richiesta. Vediamo un po', qui abbiamo ancora un po' di testo, scorriamo, questa è una bellissima foto, la vediamo qua, ok, qui vediamo l'altra faccia della stessa foto, arte, sì, esatto, arte soprattutto nelle foto ci siamo impegnati, qua c'è una bella bottiglia di vino. Ecco, intanto che scorri, mi fai vedere se ci sono delle domande? Ecco, esatto, andiamo avanti. Ci sono 30 nuovi messaggi, vediamo se c'è qualcosa. Allora, Tony mi chiede la differenza di stesura e lavorabilità, siamo qua per quello, adesso ti facciamo vedere. Vediamo. Filardi dice si chiamava stucco mantovano, sai, qui i nomi si sprecano. Adesso si chiamerà Marmorino 2020. Poi vediamo sui ritocchi, poi vediamo, abbiamo tutta la parte dimostrativa, adesso stiamo guardando il catalogo. Qual è la differenza tra marmorino e spatola stucchi? Questa anche ve la facciamo vedere quando applichiamo. Stasera con l'applicazione vi stupiamo, ragazzi. Una roba così non ve la siete mai sognata. Questo è un prodotto che nell'applicazione vi farà sognare. Ecco, questa è una domanda a cui devo rispondere adesso. Come mai si chiama 2020? È come... Questa è interessante. Noi abbiamo fatto un prodotto nel 2021 che abbiamo studiato nel 2020. È come gli europei di calcio. Perché si chiamano 2020 e li abbiamo fatti nel 2021? O le Olimpiadi, no? E quindi siamo entrati in quell'ottica. Abbiamo studiato nel 2020 e abbiamo prodotto nel 2021. Ci sono poche tonalità di colore, mi dice Giacomo, e nella campionatura che abbiamo messo è così, è una scelta, perché ci orientiamo verso, come ti ho detto, le tinte unite di grandi dimensioni, quindi sono i colori più classici. Però tu puoi fare
tutti i colori che vuoi della nostra gamma colori. Adesso arrivano le domande tecniche. Vi rispondo. Poi dopo vogliono il vino del catalogo, questo possiamo impegnarci. Si può fare gioia. Per farlo sopra al gioia, no, allora, certo. Ma adesso vi facciamo vedere tutte le domande tecniche a dopo. Complimenti ai fotografi, grazie. Speriamo che sia morbido. Adesso vi stupiremo. Bene, a questo punto andiamo, cerchiamo di rispondere alle domande tecniche. Allora, una piccola premessa ve la faccio, no? Perché ho già visto diverse domande a cui non ho potuto rispondere o non ho voluto rispondere, che mi dicono cosa ci metto sopra, gioia, vetro, ipervetro? Niente, non mettete niente. Il prodotto è semplice. Si applica in un modo semplicissimo, sarete scioccati dalla semplicità di applicazione. Se volete, lo finite con la cera. Prodotto totalmente traspirante, naturale. Se volete, gli mettete sopra la cera, che è un naturale idrorepellente protettivo ed è perfetto per le grandi superfici. Qui non stiamo parlando di retri cucina, di camini, di bagnetti o di docce. Qui stiamo parlando della rivoluzione. Quelli li facciamo con i prodotti che già abbiamo, ne abbiamo già tanti. Qui puntiamo a fare sale, saloni, corridoi, uffici, negozi, banche, hotels, quello che volete. Quindi un mercato enorme. Bon, a questo punto vedo che abbiamo ancora diverse domande in quel senso. Cerchiamo adesso di rispondervi alle domande tecniche. Cominciamo con il solito video che vi fa la sintesi della cosa. Poi entreremo nel dettaglio. Vai. Bene, oggi vi parlo di un prodotto che chiamiamo Marmorino 2020. 2020 perché l'abbiamo progettato, creato nel 2020, Marmorino perché è un prodotto storico, così storico che anche Wikipedia lo cita, vi leggo. Il Marmorino è una decorazione a stucco che tende ad imitare il marmo. L'uso della tecnica del marmorino era già conosciuta al tempo dei Romani. Questa tecnica è stata poi codificata in Europa durante il periodo del Rinascimento, nel 1500, attraverso varie scuole artistiche. In genere era necessario un apprendistato di 10 anni per diventare professionisti. Bene, oggi vi facciamo vedere quanto invece con Marmorino 2020 è facile diventare professionisti. Possiamo partire. Bene, come al solito partiamo con il primus. In questo caso per Marmorino 2020 partiamo con il primus sabbia, una semplificazione che ci sarà utile poi quando andiamo ad applicare con la nostra spatola Marmorino 2020. Bene, primus sabbia è asciutto, a questo punto procediamo con la stesura di questa tinta, la farà Paolo una prima mano con un'applicazione casuale. Thank you.
Ok, Paolo, mi sembra facilissimo, no? Molto. Ecco, quindi proprio la prima mano, un'applicazione casuale. La seconda mano, e questa è la grande novità, la faremo ancora a prodotto bagnato. In questo modo praticamente chiudiamo una lavorazione in una giornata unica. Possiamo fare una stanza intera in un'unica giornata. Ecco, adesso saranno passati 10 minuti. In pratica qui abbiamo simulato tutta una parete, quindi arriviamo alla fine della parete con la prima mano e a questo punto la superficie è diventata opaca perché ha assorbito la prima parte di acqua. Andiamo ad applicare la seconda mezza mano che ci serve per compattare. Questa compattatura chiude il prodotto e lo rende completamente liscio. Poi eventualmente vi facciamo vedere se lo andremo a lucidare. Vediamo questa seconda mezza mano importante. Ecco, questa operazione molto semplice, posiamo il prodotto e lo spostiamo compattandolo leggermente. Già dal rumore si sente che la parete è diventata liscia. Ecco, questa, come sempre, i prodotti alla calce, la tinta bagnata diventerà così quando asciutta. Poi lo vediamo quando andremo a lucidare. Ecco, abbiamo dato quindi riepilogo. La prima mano ha prodotto ancora umido, abbiamo dato questa seconda mano, la compattiamo, la schiacciamo, in qualche modo facilissimo perché è bagnato sotto, bagnato sopra, questa entra dentro. A questo punto la superficie è liscia, non ancora lucida, quindi se la vogliamo opaca la lasciamo così. Noi adesso, quando sarà il momento, vi facciamo vedere invece come fare a farla lucida così. Ecco, adesso io la posso toccare tranquillamente e cominciamo a vedere queste macchie leggermente più chiare. Questo è il momento, se vogliamo, di lucidarlo. Quindi qui oramai è compattato, toccabile, possiamo lasciarlo così e sarà piuttosto opaco. Se invece lo vogliamo lucidare, questo è il momento per andare a schiacciarlo e a lucidarlo. E adesso vi facciamo vedere come. Ecco, il suono ci dice che la parete è liscia. A questo punto noi lo stiamo lucidando, l'abbiamo visto. Quanto lo vogliamo lucido? Questa è una decisione vostra e del vostro cliente. Quindi se insistete, se continuate a passare, se aspettate 5 minuti e continuate a lucidare, diventerà sempre più lucido. Questa è una vostra scelta, il prodotto è malleabile, quindi voi potete decidere cosa ottenere. Ecco, passate 2 ore e la parete è diventata completamente uniforme, tutte le macchie sono sparite. Cosa abbiamo? Abbiamo una parete lucida, dopo ve la faccio vedere, completamente traspirante, naturale, un prodotto alla calce. Prodotto molto facile da applicare, quindi adattissimo alle grandi superfici. Possiamo lasciarlo così, è bellissimo al tatto, oppure possiamo dargli la cera. Ecco, abbiamo visto, il prodotto è già finito, lucido, ma se lo vogliamo un po' più lucido e soprattutto idrorepellente, possiamo dare la cera. In questo caso
Abbiamo una cera nuova, buonissima, molto profumata, si chiama cera d'api, ovviamente è composta solo di cere d'api liquide ed è facilissima da applicare. E adesso abbiamo qua Paolo che ci fa vedere. Questa cera, oltre ad avere un profumo delizioso, è subito pronta e soprattutto non lascia mai aloni. Quindi un'applicazione ulteriormente semplificata. Dopo 10 minuti possiamo tranquillamente lucidare con un panno e abbiamo questo effetto molto lucido e soprattutto, come ho detto, idrorepellente. Bene, quindi riepiloghiamo con un unico passaggio, praticamente anche se duplicato, riusciamo a portare a chiusura questo prodotto, Marmorino 2020, quindi un marmorino fatto con le attuali tecnologie. Cosa abbiamo? Abbiamo una parete bellissima al tatto, totalmente traspirante, che possiamo rendere idrorepellente con una facilissima mano di cera, come abbiamo visto. Quindi un prodotto assolutamente facile per grandi superfici, per grandi impieghi. Il catalogo è sempre curato, abbiamo molte foto che raccontano il prodotto e per scelta abbiamo selezionato solo le tinte che riteniamo più adatte per questo prodotto, che sono le tinte dei colori della pietra e poco altro. Naturalmente, però, se volete potete usare anche gli altri additivi, ma non sono campionati. A questo punto, veramente divertitevi, potete fare tanti metri con questo prodotto molto velocemente. Grazie ancora. Beh, spero di avervi scioccato. Quindi, un prodotto che si stende con una spatola, che in un giorno possiamo fare una stanza, chiuderla e finirla. Non vuol dire che facciamo il primus, le prime due mani e la cera nello stesso giorno, ma l'operazione di applicare il prodotto, quindi facciamo il primus il giorno prima, la sera prima. Alla mattina cominciamo, facciamo la prima e la seconda mano e probabilmente alla sera riusciamo anche a mettere la cera se proprio vogliamo metterla. Allora, io vi faccio una premessa, come ci sono tante domande, è spatola stucchi più grosso, è ipervetro più fino, scusami, è istinto più fino. Certo, noi abbiamo raggruppato tutte le conoscenze di questi 30 anni. Evidentemente importanti conoscenze, e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per darvi un prodotto che sia attuale, cioè voi oggi avete bisogno di interventi rapidi, di grandi superfici e non di perdere tempo in piccole cose. Qui abbiamo un prodotto facilissimo che non dà giunte, che non dà problemi. Adesso vi faccio vedere tutto. Un'altra domanda a cui do risposta. Qualcuno mi chiede di rivedere il video, lo dico sempre, dopo questo incontro vi manderemo una mail di certificato della vostra presenza qua e in questa mail vi mettiamo tutto, il video, le informazioni tecniche che abbiamo detto, tutto quello che possiamo lo trovate in quella mail. Certo, poi naturalmente mi dicono dalla regia, abbiamo un sito, sul sito trovate ovviamente tutto. Bene, allora, a questo punto a tutte le vostre domande tecniche non rispondo perché vi faccio rispondere dai tecnici. Loro sanno, vi faranno vedere
con le loro mani ad applicare tre pannelli uno dietro l'altro, che poi andremo a compattare, e poi facciamo vedere anche un pannello grande, così avete anche l'idea di come si fa, questi lo lavoreranno in due, quindi vedete anche quello, e vi fate la vostra esperienza. Io nel frattempo cercherò di leggere le vostre domande. Allora Paolo, prodotto nuovo, vediamo se sei capace di applicarlo, dai. Assolutamente. Secondo me è facile, ce la puoi fare. Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Quindi partiamo appunto dalla preparazione. Come ha detto già Giorgio, una delle novità che presentiamo è l'applicazione del Primus Sabbia e una domanda a cui voglio rispondere che ho visto nella chat per quanto riguarda le preparazioni. Sicuramente è un prodotto che rispetto a Istinto necessita la preparazione quando la parete inizia a essere un po' più ruvida. Quindi in quel caso preparate la parete con un rasante che comunemente utilizzate, date un bel fissativo, dopodiché da qui si parte con Graisan. Nel senso, Primus Sabbia dato con un rullo a pelo corto, una volta che ho il primer asciutto, a questo punto 24 ore prima coloro marmorino 2020 in modo tale che il prodotto il giorno dopo si raccorpa, quindi nel mentre date il primer, il prodotto già impastato sarà diciamo poi pronto per essere applicato. A questo punto la stesura è molto molto semplice, più che le parole parleranno i movimenti. Il prodotto ha una grossissima elasticità, nel senso che si stende meravigliosamente bene, senza fatica e con movimenti che voi solitamente utilizzate quando stendete le radature. Quindi quello che faccio è stendere il prodotto e dare questi incroci di spatolate in modo tale da creare del movimento, e questo lavoro io lo vado a fare su tutta quanta la mia parete. In questo caso sto utilizzando il colore di New York, colore NA. Quindi come vedete stendo il prodotto con bracciate lunghe. Poi gli do questi incroci proprio per dare movimento alla mia parete. Corre molto bene sotto la spatola e scusatemi, una cosa che ho dimenticato, in questo caso non utilizziamo la spatola dentata ma utilizziamo la classica spatola che in questo caso ovviamente è marchiata Giorgio Graisan, quindi la spatola a due stelle, quindi con tutte e due le parti sondate in modo tale da poter avere questi movimenti molto più agevolati. E vado avanti. Per quanto riguarda ovviamente la lavorazione in parete, parlando della classica parete 4x3, partiamo dall'alto, facciamo parte alta, parte bassa, parte alta, parte bassa, in modo tale da chiudere bene il disegno e proprio dare questo effetto di spatolate incrociate. Quindi stendo con bracciate lunghe in modo che lascio il prodotto e poi creo questi incroci molto rapidamente proprio per dare il disegno al marmorino. Fatto questo, come avete visto il video, il prodotto deve perdere l'acqua, quindi si deve opacizzare per poi dare questa mezza mano.
Quindi a livello lavorativo che cosa faremo in una parete? La finiamo tutta, quindi parliamo della classica parete di 10-12 metri quadri. Una volta finita possiamo riposarci quei 10 minuti per fare in modo che il prodotto quindi butta fuori la sua acqua. Appena vediamo che opacizza, quello è il momento per prendere e dare questa mezza mano per portare completo poi il prodotto. Adesso lo facciamo vedere. Tanto aspettiamo un po' di tempo. Quindi Paolo vi ha fatto vedere la sua mano. Adesso tocca a Andrea, vi fa vedere un altro colore. Facciamo tre pannelli in modo che poi gli torniamo sopra e gli facciamo la famosa mezza mano dopo. Vai Paolo, poi alla fine risponde a tutte le domande tecniche. Vai Andrea. Buonasera a tutti. Allora, una cosa che non è stata detta, il consumo. Siamo attorno al 1,2 kg a metro quadrato, naturalmente a prodotto finito. Ci chiedevo un pochino un po' che tipo di consistenza possa avere il prodotto. Ecco, appartiene alla famiglia dello spatola stucchi, perché tutto nasce dai nostri prodotti, quindi la scorrevolezza è sicuramente un'arma a vostro vantaggio. Dopodiché, a livello di lavorazione, come avete visto, si tratta di una semplice rasatura. Anche qui il giusto quantitativo di materiale viene trattenuto dal primer. Primer sabbiato, perché comunque ha una sua granulometria. Le polveri di marmo che abbiamo all'interno sono calibrate per andare ad ancorarsi perfettamente e creare un corpo unico. Dimenticatevi problemi di sovrapposizioni, perché qui noi lavoreremo bagnato su bagnato, quindi non c'è nessunissimo problema di attaccature. Ovviamente se ci troviamo a lavorare su delle pareti un po' fuori misura, sconsiglio di lavorare orizzontalmente, ma partiremo dalla parte alta, scendiamo e andremo avanti con la nostra lavorazione. È sicuramente un piacere stenderlo, perché è molto morbido, sentirete la scorrevolezza a livello di lavorazione. Non parliamo di un prodotto dove deve essere la vostra manualità a tirarlo, ma si lascia andare. Una cosa che abbiamo io e Paolo in comune, come vedete, non lavoreremo mai con movimenti geometrici, sono tinte molto chiare, quindi lasceranno poco movimento in parete, ma andiamo sempre a creare questo movimento disomogeneo, andiamo a creare una sorta di spatolata. Durante la stesura possiamo sempre andare a correggerlo se ci sono delle eccedenze, oppure se abbiamo dei movimenti un po' geometrici. Allora, perché il primo sabbia? Prima di tutto perché vi rende il lavoro più semplice, avete minori consumi e poi con questo prodotto dato in una mano e mezza è il primus perfetto. Ma in realtà è proprio più semplice la lavorazione, perché il prodotto è costruito per andare sul primus sabbia. Come sempre, lo dico anche oggi, non mi stanco di dirlo, siete pittori che non amano le regole, quindi potete sperimentare, potete usare anche il primus naturale, non succede niente, però quelle che sono le nostre indicazioni sono queste. Poi, sempre mi domandate la differenza tra uno e l'altro, ma io non vi risponderò, ma vi rispondo dicendo: compratevi una latta e lo scoprirete con le vostre mani. Quello che vi posso dire con tranquillità è davvero facile ed è molto bello. Allora Paolo, adesso tocca a te, ci fai il terzo colore, ci fai un bianco. Allora, questo è ovviamente, fa parte il bianco dei colori di Marmorino 2020, un effetto bellissimo a livello anche economico, non ti incide il colore, la stesura
rimane la stessa, quindi sotto come preparazione del supporto lavoriamo con il Primus sabbia e in questo caso sto prendendo il prodotto direttamente dalla latta e lo vado a stendere incrociando i miei movimenti e ripeto la stessa cosa che ha detto il mio collega Andrea, è veramente un piacere poterlo stendere, quindi sicuramente ne sentirete col braccio, quindi anche quando si fanno parecchi metri quadri ne risentirà moltissimo la fatica fisica perché è sicuramente veloce, rapido e soprattutto vi stancate nettamente meno rispetto magari a quel prodotto che continuate a nominare che è spatola stucchi, dove la terza mano è quella più impegnativa. Qui sono due semplici mani diciamo quasi di rasatura dove ti permette di recuperare molto tempo del lavoro e quindi guadagnare anche sicuramente dei bei soldini. Opa. Che qua continuo a stendere con queste bracciate lunghe per poi incrociare i miei movimenti. Si può utilizzare l'esterno, non, noi non lo consigliamo, ma naturalmente a voi la libertà di scelta. E poi adesso qui è partito il discorso del prezzo. Adesso ne parliamo del prezzo, cerchiamo di fare un ragionamento. Il prezzo è sempre un argomento estremamente complicato e difficile. Cerchiamo di dare un po' di chiarezza a questo prodotto. C'è una domanda interessantissima. Ardizione mi dice, ma è un prodotto vergine? Assolutamente sì, lo dovete sverginare, quindi un divertimento in più. Vedi, adesso abbiamo queste belle domande sul prezzo. Ok, quindi subito dopo la dimostrazione di Paolo Andrea, andremo a parlare di prezzi. Allora, qui abbiamo dato la prima mano. Avete visto che è passato pochissimo tempo e potrebbe già essere ora per dare la seconda mano, giusto? Perfetto. Quindi adesso rispondiamo ancora un paio di domande e poi dopo ne lo vediamo. Allora, qui partono le domande creative. Se lascio delle righe di rilievo, Mauro, poi si vedranno nella seconda mano. Certo, questo sono i tuoi segreti, grazie per averli condivisi, ma insomma, noi tiriamo alla parete in tinta unita, ma poi tu puoi fare tutto quello che vuoi. Con il bianco si vedono i segni neri, per carità. Non se ne parla proprio. È già dai rivenditori, mi dice Emilio, stiamo consegnando adesso. Poi, quanto è spesso il marmorino? Allora, se proprio vogliamo entrare nella questione tecnica, ripeto, voi lo dovete provare, perché stare qua a discutere quanto è diverso da istinto o da spirito libero, con le parole non vi do soddisfazione. Diciamo che è un'evoluzione di spatola stucchi con l'esperienza di istinto e di spirito libero. Lo dovete provare. Allora, abbiamo fatto quella parete bianca, abbiamo fatto quel pannello bianco, perché io mi immagino chilometri di marmorino bianco, perché la gente vuole le pareti belle, pulite e toccabili. Questa è una meraviglia da toccare, quindi assolutamente il colore bianco per me è stupendo. Allora, mi dicono la differenza con muro. Beh, muro naturale è un'altra cosa. Muro naturale è istinto con dentro la mica. Quindi, grazie ragazzi che mi suggerite. Ma, insomma, ci arrivo.
nonostante tutto. Allora, si può fare marmorino highlight? Questo è curioso, non l'abbiamo provato, penso proprio di sì, ma perché fare marmorino highlight quando hai spatolastucchi highlight? Cioè, questa ricerca di mescolare le tecniche la eviterei. Allora, Francesco dice, nel catalogo che hai mostrato si vede effetto chiaroscuro. Allora, qualche macchiatura c'è. Allora, vi faccio rivedere la parete così ci capiamo. Questa parete è fatta con marmorino in un colore scuro. Allora, io lo so che da lì voi vedete il 50%. Questo vi garantisco è bellissimo. Però quello che voglio farvi vedere è che, pur essendo scuro il colore, non abbiamo giunte di nessun tipo e non abbiamo macchie di nessun tipo. Quindi potete fare quello che volete. Noi abbiamo campionato questi 36 colori, ma sta a voi, come al solito, metterci la vostra creatività. Allora, Emanuele vuole sapere se lo lucidi tanto, se rischi di bruciare. No, guarda, adesso ti facciamo vedere la seconda mano. Resterei stupito. Si possono usare due o più colori? Certo, però naturalmente è fuori dai nostri schemi. Bravo, che ci vuoi provare. Allora, Christian vuole vedere lo zoom sulle pareti. Dopo te ne faccio vedere un'altra. Quella che facciamo con la cera te la faccio vedere benissimo. Si può ritoccare? È lo stesso problema di spatolastucchi. Se gli vai dentro con una martellata, devi rifare la parete sicuramente. Poi abbiamo ancora un po' di messaggi. Traspirabilità. Allora, uguale a spatolastucchi, 100%. Uguale a istinto, 100%. Totalmente traspirante. Con la cera d'api che mettiamo adesso, diamo l'idrorepellenza e manteniamo la traspirabilità. Poi, una parete grande va fatta in due cappelli, questo non lo capisco, va fatta in due, ma non necessariamente, se sei veloce puoi farlo benissimo da solo. Tiziana Urban, ciao Tiziana, è da un po' che non ti vedo. Welcome back, benvenuta, il bianco è bellissimo, come sempre io e te ci intendiamo al volo. Si può usare con i colori scuri? Certamente sì. Su una parete già con tinta, direttamente con primus, come sempre, voi dovete dare prima un isolante per essere sicuri che ci sia una buona preparazione, poi primus sabbia e poi dopo questo marmorino. Sui ritocchi ho già risposto, si può portare a specchio? Sì, adesso te lo facciamo vedere. Protezione solo con cera, tutto si può fare. Noi suggeriamo cera perché vogliamo la traspirabilità, vogliamo i tanti metri, non vogliamo vetri per vetro, però lì sì, voi potete farlo, però onestamente abbiamo ben altri prodotti adatti a vetro e ipervetro. Allora, Giampiero, fantastico, questo è bello. Giampiero Olmeo ci guarda dal reparto di ginecologia, a breve diventerà babbo. Questa mi ha fatto venire la pelle d'oca. Bravissimo. Allora, io direi, siamo pronti? Ok, allora, adesso, come vi ho annunciato, come avete visto, abbiamo dato la prima mano su tutta la parete. È passato, avete visto, un quarto d'ora, 20 minuti. Si sono perse le macchie di umidità. Adesso Paola vi fa vedere come si dà la seconda mano che compatta e che chiude e che lo rende totalmente liscio. Già sentirete il suono, è cambiato. Allora, innanzitutto i gesti che farò saranno praticamente gli stessi. Il touch è una delle indicazioni che il prodotto è pronto per ricevere questa seconda mano, questa mezza mano. E anche qui guardate come il prodotto si incassa bene, scivola molto bene. Quindi quello che devo fare è schiacciarlo all'interno senza avere nessuna problematica. Quindi il prodotto si riesce a schiacciare perfettamente bene alla parete. Dal suono si sente già
proprio come riesce a scorrere meravigliosamente. Anche qui la lavorazione, diciamo la parte alta, poi la parte bassa. Quindi non fa nient'altro che stendere e schiacciarlo all'interno. Vado a togliere delle piccole imperfezioni che posso aver lasciato con la stesura senza avere nessun problema di strappo, quindi posso tranquillamente lavorare facendo in modo di schiacciare bene il prodotto in parete, e questo lavoro lo fate su tutta la superficie. Ecco, allora avete visto, scioccante, lui entra ancora col prodotto, intanto che lo appoggia e lo stende, lo schiaccia, come vedete lo ripassa, non strappa mai, lo ripeto, non strappa mai. Allora, qui c'è una domanda a cui rispondo perché magari non la troviamo più. Johnny mi chiede, la seconda mano si può dare il giorno dopo? Sì. Allora, voi potete stendere la prima mano, poi siccome non avete tempo di finirla, oppure vi sta nascendo il bambino, tac, ve ne andate. Il giorno dopo il bambino è nato, tornate, date la seconda mano. Sarà meno semplice da far compattare perché non è più umido sotto, ma non c'è nessun problema. Come vedete, il rumore è cambiato completamente. Bene, allora, adesso vai Andrea. Vediamo anche Andrea dare la seconda mano. Anche lui ci racconta la sua esperienza. E io intanto leggo le vostre domande. Vedete, anche in questo caso è sufficiente che incontro luce il prodotto si opacizzi. Poi è appena stato detto, perché la paura è quella di dire parete un po' più grande, ma si asciuga un pochino di più. Non succede assolutamente niente. In questo caso semplicemente fatto evaporare la quantità di acqua in eccesso, ma poi ora che vado in essiccazione completa passano ore. Comunque lavorerete sempre bagnato su bagnato, quindi non ponetevi il problema di sovrapposizione. Che in questo caso, lavorando già con questa prima mano a prodotto essiccato, non serve forza fisica. Dove è rimasta la porosità leggermente aperta, non la andremo a riempire con quest'ulteriore passaggio. Vedete, ottima scorrevolezza. Quindi non parliamo di un prodotto duro nella schiacciatura, ecco perché insistiamo, vuol dire è piacevole da stendere. Se abbiamo anche delle pareti un po' fuori misura, metrature da fare, non dovete aver paura, perché effettivamente molto semplice. Anche qui è vero che io sto dando un'altra rasatura, però vedete che vi do sempre il movimento geometrico, diamo sempre un po' di movimento che non guasta, accompagna molto la nostra lavorazione. Vedete, tiriamo via tutte le sedenze. La parete è già liscia, eh? Io sto semplicemente rimuovendo l'eccesso di prodotto. Piacevole da stendere, ragazzi.
andiamo avanti. Per tutto il resto della parete, vedrete, il prodotto rimane talmente bagnato che è impossibile avere sovrapposizione. Allora, prima della mezzamano conviene miscelare marmorino, non serve. Qua è tutto automatico. Per renderlo più idrorepellente, per i ristoranti possiamo usare vetro. Allora, si può fare, consigliamo in questo caso vetro satinato. Abbiamo fatto vedere, quando abbiamo fatto l'altra dimostrazione, come fare con vetro satinato. Il superfluo lo butto, non necessariamente. Gennaro dice il futuro, sono d'accordo. Il magico spruzzino di acqua può aiutare? No, non serve, è veramente inutile. Allora, avanti. Se faccio la seconda mano il giorno dopo, devo sempre bagnato su bagnato? No, tu semplicemente troverai un po' più di difficoltà nel far entrare, far compattare il prodotto, ma il risultato è praticamente lo stesso. Le spatolate devono essere incrociate? Sempre, conviene sempre. Lo spruzzino Giovanni ha già risposto, qua non serve, è solo una complicazione. Prezzo ne parliamo dopo. Adesso parliamo di prezzi. Perfetto, credo che abbiamo... Questo mi interessa. Antonino, in temperatura? La temperatura è di 35 gradi, come si comporta? Antonino, sinceramente non abbiamo provato perché non ci è mai capitato. Noi qua siamo al freddo. Però... secondo me non succede niente, farà solo un po' più in fretta ad asciugare, quindi magari invece che fare tutta una parete puoi fare mezza parete, non c'è problema. Allora, questa è ancora più bella. Giampiero, lasciami in pace, mi emozioni. La bambina la chiamerà Gioia, questa è meravigliosa, non so cosa dirti. Allora, si può dare la prima mano di un colore alla seconda di un altro? Certo, noi non sappiamo cosa succede, ma tu puoi farlo. La spatola va bene la nostra, basta che sia perfetta, ragazzi. Deve essere una spatola perfetta per una lisciatura e non deve avere segni perché sennò ve li riporta sul prodotto. Giuseppe vuole dare una terza mano, vedrai che non ti serve assolutamente, però puoi farlo. Vincenzo Mana dice, ma è come una pietra levigata? Ni, cioè la pietra levigata ha una serie di prerogative, questo ne ha altre. Secondo me, quando impari ad usare questo, la pietra levigata magari la lasci un po' da parte, però è diverso l'effetto. La pietra levigata è molto più importante, è un prodotto più coprente. Questo qua, vedi che usiamo il primus sabbia, quindi capisci bene che è più liscio, è più sottile, quindi sono due storie diverse, deciderai tu cosa usare. Michele Cioce mi dice, da Vernelli a Settimo Torinese c'è già. No, perché sai che Vernelli è un po' lento di riflessi, quindi probabilmente ci vorranno ancora 2 o 3 mesi. No, scherzo, non lo so, ma prova a vedere se ci sarà o non c'è. Allora ragazzi, io ci ho sentito un messaggio, non posso rispondere a tutti. Paolo, abbiamo la seconda mano di bianco. Questo colore meraviglioso, stessa identica procedura, quindi faccio nient'altro che andarlo a stendere in questo modo. Quindi uso questo movimento di stesura con queste spatolate, diciamo, molto lunghe, per poi, prima di continuare, dare questi incroci in questo modo, in modo da camuffare sempre di più la sua lavorazione e dare quindi questo aspetto di diciamo incrocio, quindi non di magari delle spatolate ben delineate, quindi un disegno ben delineato. Come dice Giorgio, un disegno casuale. Stendo, vado avanti, quando ho queste eccedenze, tac, e vado ad asportare in questo modo, proprio incrociando il
movimento. Sempre fare della pressione. Il prodotto scivola e si schiaccia perfettamente e si compatta. Allora, ragazzi, ve lo dico guardandovi negli occhi. Qui la semplicità di applicazione è fondamentale e la parte più interessante è che non strappa mai. Quindi anche bagnato su bagnato non strappa mai. Questa è una grandissima semplificazione che viene dalla nostra esperienza in questi 30 anni di calce. Quindi poi lo applicate, lo riapplicate e non avrete mai problemi, non avrete mai giunta. E questo è un valore incredibile. Credo con questo di aver risposto a un sacco di domande. Allora abbiamo fatto la seconda mano, avete sentito il suono, è ormai il suono di una parete liscia perché è compattato, cioè la prima mano ha delle ruvidità. La seconda mano entra, guardate il gesto, la seconda mano entra e chiude le ruvidità e lui diventa compatto. Quindi noi quello che abbiamo fatto adesso l'abbiamo compattato. Adesso cosa facciamo? Lui, adesso ritorniamo dall'inizio, gli possiamo cominciare a lucidarla. Quindi lui è già compattato, noi possiamo lasciarlo anche così e ce lo troveremo opaco. Però noi possiamo adesso, a voi decidere cosa fare, possiamo cominciare a lucidarlo. A me piace lucido, quindi siamo pronti, Paolo? Vieni, vediamo. Quindi adesso lo andiamo a schiacciare, come sapete fare tutti, con una bella spatola e vedete che la meraviglia naturalmente accade. Questo è un inizio di lucidatura, come dicevi tu prima. Quindi quando posso lasciare sia questa lucidatura in questo modo, quindi aumentarla, per poi far passare anche ancora un po' più di tempo, quindi è calce, con più la vai a scaldare e più la porterai lucida. Quindi adesso io vi faccio vedere da loro che è passato un quarto d'ora, 20 minuti, ancora una volta non strappa. Questa è la chiave. Quindi voi lo potete lisciare. A questo punto non è più opaco come abbiamo detto prima, già diventa satinato e quando sarà asciutto sarà ancora più satinato. Ma noi, come vi ha detto Paolo, tra mezz'ora andiamo qua e gli diamo ancora un altro colpo e lo tiriamo lucido. Ma questo voi lo conoscete, voi lo sapete questo trucco, quindi non starò qui a farvelo vedere. Questa roba qua è chiarissima. Vediamo se mi riuscite a lucidare anche questo. Vediamo Andrea. Che qui ragazzi il dettaglio importante è quello di guardarlo sempre in controluce. Questo perché se avrete delle zone dove abbiamo ancora lucidità per via dell'acqua che c'è all'interno, è ovvio che ancora troppo bagnato, qui non lo porteremo in lucidatura. Cosa interessante se state lavorando in team, quindi
uno stende il prodotto e l'altro dietro va a lucidare, se trova delle zone un po' più bagnate, il peggio che succede è che non si lucida. Quelle zone dove invece il prodotto ha già iniziato ad appassire, ecco che comincerà a prendere questa sua satinatura. Ecco, un'altra cosa interessante, no? Perché quando si parla di determinati prodotti, va bene la stesura, va bene la compattatura, ma poi quando si arriva al momento della lucidatura, solitamente bisogna utilizzare forza fisica. Non serve forza fisica, perché automaticamente la nostra pressione della spatola che vi garantirà questa lucidatura. Stiamo lavorando con dei tempi molto ristretti. Anche qui, zone dove ha preso della satinatura e dove avevo fatto vedere che c'era lucidità, dove qui non abbiamo smosso il prodotto, però è rimasto ancora opaco, non l'abbiamo lucidato. Quindi quando vi succede questo in parete, possiamo iniziare a dare un colpo di lucidatura, poi se vogliamo andare a uniformarlo, pian piano che andrà neanche in essiccazione, quando avrà fatto evaporare un po' di acqua anche su queste zone, siamo pronti per tornare a lucidare. Naturalmente senza nessun tipo di problematica. Bene, allora adesso vediamo anche il bianco. E Paolo adesso vi fa vedere come schiaccia, vedete che lui lucida, quindi a voi scegliere se lo volete opaco, satinato, lucido o lucidissimo. Siete voi che con le vostre mani fate la vostra decisione. Quindi il prodotto si lucida ancora quando è bagnato? Sì, si compatta, cioè voi lo dovete schiacciare senza con la spatola. Fammi vedere, Paolo, che non lucidi con la spatola storta, non è che la gratti, fai vedere che lucidi con la spatola leggermente inclinata. Certo. Mente. Si utilizza per quando si va a lucidare il prodotto per eccellenza, cioè lo spatola stup. Quindi non così alta ma bassa, in modo che riusciamo a compattare meglio il prodotto e allo stesso tempo a scaldare le polvere di marmo e a portare sempre più lucida la nostra palette. Adesso anche qui abbiamo dei tempi un po', come si suol dire, un po' più ristretti, quindi ci sono alcune zone dove sicuramente necessitano di appassire ancora un po' di più. Però questo lavoro, se ve lo immaginate in una parete, vi viene tutto molto semplice, perché una volta finita poi avete tutto il tempo per poterla lavorare. Ovviamente se pareti sono molto molto grandi, come diceva Andrea, la possibilità di lavorare in due persone senza avere nessuna differenza di mano. Poi lo facciamo vedere. Vai. Allora ragazzi, andiamo avanti. Facciamo un attimino... ancora una sintesi, il prodotto è una miscela di tutte le nostre esperienze, quindi assomiglia un po' a estinto, assomiglia un po' perché mi continuate a chiedere uno, l'altro, l'altro. Dimenticatevi cos'è, provatelo e poi mi saprete dire. Poi ci sono altre domande. Uso il tampone, faccio i disegni per fare estasi. Allora, estasi lo fate con istinto. Usate il tampone con istinto. Volete highlight, lo fate con spatola stucchi. Non mescoliamo, perché questo prodotto è fatto per grandi superfici. Quindi veloce da applicare e facciamo grandi superfici. A questo punto cosa facciamo? Facciamo vedere un'applicazione in grande. Ecco, vi diamo una dimostrazione su una parete vera, perché adesso qui abbiamo fatto i pannellini. Adesso vi faccio vedere, i due ragazzi lavorano insieme. Non perché si debba fare in due, ma perché adesso dobbiamo fare un po' di fretta, se no non andiamo più a mangiare. Ma così vedrete che si può lavorare in due. Avanti, vediamo. Massimiliano Valente incassa 3.000 euro al giorno e quindi dice che non applicherà questo prodotto.
fai benissimo, guarda, ma veramente fai benissimo. Poi si può usare una lucidatrice quando tu metterai la cera, puoi usare la lucidatrice. Onestamente non serve. Carmine, conferma, i prezzi sono indicativi. Poi ogni lavoro ha il suo prezzo. Assolutamente, perché io capisco che se devo fare tutto un appartamento e in un giorno posso fare anche due stanze per volta, se mi metto in due è chiaro che il prezzo cambia. Poi dipende, prima dovete fare dei lavori, dovete fare delle rasature, tutto quello è oltre. Allora adesso guardate questi due ragazzi che applicano in modo irregolare, tranquillamente, si mescolano le due mani, una mano lavora in un modo, l'altra nell'altro, ma il risultato non cambierà. Allora, applicazione a soffitto, sì, certamente. Questa Vincenzo mi dice, quando iniziamo una parete dobbiamo completare tutta. Io direi, se sei nella condizione di non riuscire a completare la parete, almeno finisci la prima mano e la lasci asciugare. Il giorno dopo dai la seconda mano. Michele giustamente dice, se sotto c'è una carta da parati, dobbiamo rasare, il prezzo cambia, assolutamente. Emilio vuole una maglietta di Istinto. Allora, la maglietta di Istinto non c'è, ma se vai sul nostro sito trovi, questa settimana troverai anche i nuovi giubbotti che li stiamo mettendo online, giubbotti invernali. Trovi le felpe, trovi le t-shirt e trovi anche i pantaloni. Complimenti al bianco, ribadisco, anche a me piace molto. La moglie di Nicola la vuole provare, sono davvero felice. Richard, mi stai facendo una domanda che non ho capito. Lo vuoi fare più scuro? Certo che puoi fare più scuro. Metti più pigmenti e lo fai più scuro. Rimane qualche imperfezione, dice Christian. Liscio al tatto, ma con qualche piccola imperfezione o è liscio come spatola? È liscio come spatola. Si può provare con due colori, l'ho già detto, la vostra creatività noi non la mettiamo in discussione, potete fare tutto quello che volete. Io suggerisco questo prodotto in tinta unita per fare grandi superfici. Si potrebbero vedere delle attaccature? Assolutamente no. Giovanni Padovano vuole fare una pietra contemporanea, usa Istinto che va benissimo. Vincenzo dice, io la vendo a 30, poi se non va bene facciamo il 5 euro di sconto. Sono d'accordo. La cera va data a prodotto secco, adesso ti faccio vedere. Salvatore La Rosa dice, con questi prodotti si guadagna benissimo. Sai una cosa, Salvatore, sono veramente felice. Giacomo Sirio, se la seconda mano si passa con il prodotto più liquido, che succede? Non farlo perché questo prodotto è perfetto così. Raffaele dice, lo vuole sperimentare con estasi. Ma io non capisco perché devi sperimentare con estasi. Noi abbiamo fatto un sacco di sperimentazione con Istinto. Perché devi usare estasi? Quando lo troviamo dai rivenditori, già da settimana ventura, siamo quasi pronti. Ritocchi, l'ho già detto prima, se lo danneggi, rifai la parete. Ecco, Giuseppe, su una superficie non perfetta, fino a quanto può essere riempitivo? Non molto. Questo prodotto non è come Istinto, non è di grande spessore. Giuseppe vuole passare una mano di marmorino su spatola stretta. Ribadisco quello che ho detto prima. Usate marmorino per fare metri, perché stai già lucidando?
Vedi, Giovanni vuole provare la pietra contemporanea con marmorino. Certo che puoi farlo, ma noi sappiamo tutto di pietra contemporanea con istinto. Quindi, perché usare marmorino per fare la pietra contemporanea? Marmorino usalo per fare le tintonite. Danilo dice che il prezzo va bene, il prodotto colorato si deve fare riposare, è meglio, sì. Quan Wei, che non riesco a capire chi è, ma è già la seconda volta che glielo chiedo, vuole che lo porto a cena, se vieni qua ti porto a cena, ma non so dove sei. Sbrigati perché tra un po' io vado. Allora, poi, dando la prima mano in un senso e la seconda nell'altro, avrai queste trasparenze tipiche dei nostri prodotti, ma non cambierà di molto. Tony Mattina dice una cosa che mi piace. Allora, lui dice, quando noi facciamo questo prodotto, probabilmente gli dura il doppio di un prodotto normale, per forza, perché essendo così liscio, lo sporco non si aggrappa. Ecco perché questi prodotti tipo spazzatucchi durano un sacco, perché è così liscio, lo sporco non si attacca, resta lì. Poi, ribadisco, sempre, dopo 5 anni volete ripulirlo, passate il detergente naturale, rimettete la cera, diventa nuovissimo. Quindi stiamo parlando di un prodotto che si applica 25 euro al metro quadro e che ha una durata imparagonabile con qualsiasi altra pittura, idropittura, smalti e quello che volete, ed è naturale. Poi si può mettere l'addensante se ti è proprio necessario, sì, però non è normalmente necessario. Ci abbiamo 42 messaggi ancora. Allora, filamenti neri, Vito, questa cosa l'abbiamo già discussa tante volte. Ce l'avete qui una frusta da farmi vedere? Allora, noi abbiamo in commercio una frusta che è specifica per mescolare questi prodotti alla calce, che anche se tocchi la parete della latta, non lascia, non la graffia. Certo che se tu usi una frusta normale e graffi la parete della latta, cosa succede? Che di lì verrà via un pezzettino di plastica che poi dopo tu ti ritrovi dentro nella latta. Questa l'abbiamo inventata noi, ce l'abbiamo in vendita online, come vedi è verticale, arrotondata, non ti tocca la latta. Vabbè, poi la spatola di plastica, anche questa, quando voi andate a questa ve la regaliamo, quando andate a ravanare dentro nel prodotto, se toccate la parete della latta con una spatola di metallo, anche quella la graffiate. Questa l'abbiamo fatta apposta e ne abbiamo regalato una tonnellata, se ne avete bisogno ancora, ne possiamo ancora regalare. Anzi, vi dirò di più, se fate degli ordini online, vi mettiamo 2 spatole gratis per ogni ordine. Bene, bene, bene. Allora, l'esterno abbiamo detto di no. Nuccio vuole mettere marmorino dentro i cannoli. Mi sembra una buona idea. Tu sei pronto a lucidare? Sì, quasi. Allora, vediamo ancora qualche domanda. Scendiamo giù. Marco Blasoli, ciao. Abbiamo un invito a cena a San Bartolomeo. Un'altra domanda, è uno spirito libero leggeri? Ragazzi, è un po' di tutto. Spatola stucchi continua, certo, perché spatola stucchi è un'altra cosa. Spatola stucchi macchia, quindi fa vedere le spatolate. È nato nel 1990 perché erano di gran moda le spatolate. C'erano tanti prodotti che lasciavano le spatolate, era la moda del momento, quindi è fatto per lasciare le spatolate. Tu vedi le spatolate sia quando lo lavori così, sia quando lo lavori in verticale, per quello che abbiamo fatto spatola stucchi ai live, perché ti lascia il segno. Questo qui invece resta omogeneo, è quasi una tinta unita ed è bellissimo, e tu hai un muro unito molto liscio. Mm-mm.
Il bianco, no, il bianco lo prendi e lo applichi, ovviamente. Andiamo avanti. Saluti, saluti. Si può usare nel bagno. Si può usare nel bagno. Spero che tu stai parlando di bagni molto grandi, perché io voglio questo prodotto su grandi superfici. Però certo che si può usare nel bagno. Se lo metti, se hai sempre il problema del box doccia, ti consiglio sempre il box doccia, usa i prodotti che noi suggeriamo per il box doccia. Lorenzo vuole usare per 200 metri, aggiudicato, il bianco è bianco, ci siamo. Allora, bene, ho risposto a quasi tutte le domande, scusatemi se non vi ho trovato, ma siete davvero tanti. Paolo, gli dà un altro colpo, allora ribadisco. Lo volete lasciare così? Lui è già a posto, lo troverete domani, naturalmente schiarito e satinato. Se invece lo volete lucido, adesso è il momento di dargli un bel colpetto. Quindi anche qui, inclinazione bassa, l'inclinazione bassa, schiaccio il prodotto portandolo sempre più lucido. Ovviamente posso cambiare tutte e due le lame. Qua la spatola deve essere una bella spatola, la cosiddetta spatola che si usa quando lucidate la calce. Senza fatica fate scorrere la spatola. Allora ragazzi, quello che adesso ha lucidato Paolo, quando asciuga è così. Quindi schiarisce, perché è un prodotto alla calce, ed è completamente lucido. Questo non è cerato, quello non è cerato. Dopo vi facciamo vedere un bel pannello che gli mettiamo la cera e vedrete quanto ancora può migliorare sia di lucentezza, ma soprattutto di idrorepellenza. Vogliamo vedere gli altri pannelli e lucidarli? Vedete quello che dicevo prima? Non serve grossa pressione. Inclinazione a 45 gradi. E anche qui, se ci sono delle zone dove vedete che non si lucida, e pega ancora troppo bagnato, quindi avete tutti i tempi a disposizione per dare la prima mano, seconda mano, attendere l'appassimento e dopodiché andare a lucidare. Lo vogliamo ancora più lucido, lo faremo appassire ancora maggiormente e torneremo a lucidarlo. Ecco, naturalmente la lucidatura non è possibile farla il giorno dopo, perché noi la lucidatura la otteniamo al momento della schiacciatura, abbiamo la calce ancora bagnata. Il giorno dopo diventerebbe troppo asciutta e quindi gli occorrerebbe troppa forza fisica per andare a lucidarlo, e onestamente non ne vale la pena. Vedete, in questo caso una semplice pressione, se ti vuoi mettere Fabio in controluce, lo abbiamo lucidato con un sistema molto semplice. Siamo al bianco, ancora una zona. Cosa come adesso Andrea, quindi prodotto essendo bianco, sicuramente non avendo all'interno il colore, riesce ad appassire qualche minuto prima, siete sempre comunque in tempo poi a riprendere eventuali zone più bagnate e andate poi a riprendere successivamente. Con più si schiaccia e con più si aumenta la sua lucidità. Poi vedete che lo stiamo continuando a stressare anche in alcuni punti dove comunque il prodotto è bagnato, e la cosa magica è che non strappa, quindi non spellicola, quindi è un prodotto fantastico. Allora ragazzi, andate a sudare sulla parete lì, in due mi fate vedere che velocemente la compattate e
poi dopo vi faremo vedere una parete con cera. Ecco qua, vedete che Paolo ricarica, quindi il prodotto è ancora umido e noi andiamo a dargli un'altra botta. Vedete, lui schiaccia un po' dentro il prodotto, non con la lama molto inclinata, perché dobbiamo schiacciare dentro il prodotto, non grattare via il prodotto. E quindi facciamo la compattatura. Qui Marco mi chiede, basta una spatola sola per stendere e lucidare? Sì. Il nastro va tolto e messo ad ogni passaggio? No, assolutamente. Francesco dice, si può utilizzare per rivestire un top della cucina? Anche in questo caso, top della cucina, abbiamo altri prodotti più adatti, quindi non consiglio. Allora, solo una cosa, mi metto in mezzo un attimo intanto che loro fanno questo lavoro. Questa è la busta, lo ridico perché ho molte domande. Questa busta ce l'abbiamo pronta, c'è dentro i cataloghi e le piastrelle. Ve li mandiamo a partire da lunedì. Quindi lunedì partiranno le prime 200, vedo che siete 700, quindi entro fine settimana noi vi spediamo questo pacchetto. Vi arriverà quindi a tutti entro fine settimana. Mi raccomando, quando vi arriva, aprite, lo guardate e poi mi scrivete qualcosa sul gruppo che ci interessa il vostro punto di vista. Ecco, quello che volevo farvi vedere è veramente i metri quadri che si possono fare con questo prodotto. Organizzati in due si vola. Naturalmente uno può farlo da solo e ci metterà un po' meno tempo. Dipende, se dovete fare 20 metri, 40 metri, 80 metri, 100 metri, quello ve lo organizzate voi, non sarò io a impedirvi di organizzarvi. Anzi, voglio che voi mi mandiate un feedback per imparare qualcosa di più, migliorare sempre, crescere come sempre. Socola, una parete con minimal, posso andare direttamente senza primus? No, direi che è meglio che devi dare primus sabbia. Vediamo, ci sono altri 10 messaggi. Complimenti, complimenti, io vi ringrazio sempre, sono sempre ben accetti, ma naturalmente tutto ciò accade perché voi mi seguite, altrimenti non potrebbe esserci niente. Si può applicare supporto a filo muro? Sicuramente sì, a questa posso dare risposta, devo farlo anch'io a casa mia. Complimenti allo staff, grazie. Pannelli di prova, va bene, ma ti garantisco, qui non hai bisogno di provare. Qui vai in buca al primo colpo. Michele mi chiede, già la seconda volta probabilmente, ci si può mettere vetro opaco dopo aver lucidato bene? Allora, vetro opaco lo sconsiglio, vetro lucido lo sconsiglio, come ho detto nella precedente riunione, con vetro satinato ottieni un buonissimo risultato e non hai problemi. Però
la cera e la morte di questo prodotto. Poi, grazie Giuseppe per i complimenti. Maurizio lo vuole fare in Belgio. Qua c'è Christian, ha detto che assolutamente sì, te lo manderà, farà in modo che tu ce lo possa avere al più presto. Abbiamo altri 32 messaggi, vediamo un po'. Complimenti, complimenti. Puoi farmi vedere un po' di messaggi. Ah, sempre complimenti. Il rivenditore presto sarà servito. Ma quando si dà la seconda mano dopo che ha passito? Mi fate vedere la domanda un po' più in basso, per favore? No, no, giù. Dopo che ha passito, se rimane delle imperfezioni, passando la spatola, le imperfezioni spariscono, certo. Può essere ritoccata, l'abbiamo già detto un po' di volte. No, ti conviene fare tutta la parete. Adesso Christian mi chiede la differenza tra cera d'Appia e cera del Vecchio. Bene, grazie per la domanda. Adesso abbiamo qua Paolo Andrea che su una bellissima parete che ho voluto fare con un colore fuori catalogo, perché voglio che voi sappiate che potete fare tutti i colori del nostro catalogo distinto. Questo è il famoso color spritz che metto dentro in tutte le dimostrazioni che facciamo. Quindi Paolo, raccontaci un'altra volta la cera d'api. Allora, innanzitutto la cera d'api si differenzia dalla cera del Vecchio proprio perché all'interno non contiene del sapone. La scritta identificativa è cera d'api, la lattina rimane sempre quella della cera del Vecchio. Diciamo che la parola giusta per denominare questa cera è molto più performante, sicuramente col prodotto Marmorino 2020 è perfetta, soprattutto perché continuate a mantenere questo discorso di naturalità che oggi sicuramente è molto ben accettato. Quindi non va miscelata, è già pronta all'uso, non va diluita, quindi una delle cose che rispetto alla cera del Vecchio non ha è che solitamente la cera del Vecchio si scomponeva perché il sapone veniva a galla e si solidificava, quindi la dovevi rendere completamente liquida, mentre in questo caso la cera è già pronta, rimarrà liquida. Attrezzo di lavoro, vi prendo una spugna con un litro, facciamo 50 metri quadri, quindi ha notevole sviluppo, e qui in modo molto semplice andiamo a caricare la nostra cera. La tinta rimarrà sicuramente leggermente più scura, e l'altra cosa che non riuscite a sicuramente a sentire è questo odore meraviglioso che emana la cera d'api. Stesura potete farla tranquillamente tutta la parte alta e poi scendere, perché è una cera neutra, quindi qua sicuramente problemi di giunture non ne trovate. A questo punto faccio questo lavoro su tutta la mia parete di 10-12 metri quadri, dopodiché due modi per lucidare. Il primo è quello di prenderti uno straccio di cotone e fare questa azione manuale e non meccanica. Ovviamente l'altra soluzione sarebbe quella di, quando avete tante pareti, e spero che ne avrete veramente tante da cerare, potete utilizzare il lucidatore, quindi un lucidatore che gira al massimo di 2000 giri, con la cuffietta andate a evitare questa fatica di lucidare a mano, quindi lucidate in modo meccanico, completando poi il lavoro. Quindi questa diciamo che è la finitura che Marmorino richiede. Poi, come diceva Giorgio, siete pittori creativi, quindi siete poi liberi di poter interpretare il prodotto, magari creare un qualcosa di nuovo. Ma per noi il prodotto è completo in questo modo. Allora, prima di tutto, la cera non è indispensabile. Lo dico perché non vorrei che passasse che dobbiamo dare la cera per forza. Il prodotto è totalmente naturale, totalmente traspirante,
senza cera, gli date la cera, aumenta la lucidità e aumenta l'idrorepellenza, ovviamente a svantaggio della traspirabilità, cioè la traspirabilità diminuisce. La cera scurisce le tinte appena dà un po' più di profondità, diventa un pochino più viva, ok? Due mani di cera si possono fare, sì, ma non serve. Per una parete di 12 metri quadri si va a corpo, sì, sono d'accordo. Non faremo una parete di 12 metri quadri a 25 euro al metro, no. Se contiene calcio è un buon sanificante antimuffa, certo, come tutti i nostri prodotti alla calcio. Quindi spatola stucchi, spirito libero, istinto e muro naturale. Orlando, bella domanda, la cera non ingiallisce assolutamente. Damiano se ne intende, dice la cera la rende più morbida, sì. Allora, qui siamo già, anche se in anticipo, alla lucidatura. Quindi... Uno dei grandi vantaggi di questa cera è che ti lascia lavorare bene, quindi diciamo che una volta stesa e che ha iniziato ad assorbire con, in questo caso, olio di gomito, come si dice nel gergo, vado a fare pressione per fissare la cera sul marmorino 2020 e come vedete magicamente aumenta questa profondità dando questo aspetto molto più lucido ma soprattutto mantenendo questo ciclo di naturalità e soprattutto in pochissimo tempo avete realizzato una parete. Allora, avete visto, il colore non è in cartella, lo ribadisco, a indicarvi che potete fare il vostro lavoro di sperimentazione, quindi potete fare tutti i colori della cartella di istinto. Lo spritz lo bevi prima o dopo? Lo bevo durante. E... domanda di Francesco, dice, facendo l'ordine dal mio rivenditore, quanti giorni ci mette per arrivare? Se non ce l'ha ancora, 2 o 3 giorni ce l'hai. Aldo vuole sapere se metto i glitter nella cera. Assolutamente no. Non è quello. Sono due mondi diversi. La cera sei nel mondo della natura. Il glitter sei nel mondo dell'effetto. Quindi abbiamo a che fare con altri. Giorgio vuole averlo online in Germania. In Germania abbiamo i nostri rivenditori che ti possono dare un servizio meraviglioso, quindi appoggiati tranquillamente su di loro. Andrea vuole sapere se le piastrelle che vi mandiamo in omaggio sono cerate. Sì, perché 2020, Roberto, sei stato distratto, non te lo ridico. Si possono usare gli stencil, certo. Complimenti, sarà uno spettacolo, grazie. Prodotto del genere ci voleva, viva Marmorino 2020. Allora ragazzi, 22 messaggi, oramai sono complimenti, mi fa molto piacere. Lanciamo un altro sondaggio, perché ho bisogno di sapere con una sintesi come è andata la cosa. La domanda è, quanto vi è piaciuto Marmorino 2020? Avanti col sondaggio. Non è piaciuto a nessuno. No! Molto, abbastanza. 88%, vediamo qua. Questo è bello. Ottimo. Allora ragazzi, sì, ci siamo, 400 persone hanno votato, possiamo terminare il sondaggio, l'84% ha detto sì, potete vedere la risposta, il 16% ha detto abbastanza, 1 ha detto poco, grazie per l'onestà, va benissimo, e a questo punto... credo che alle 8:15 abbiamo fatto il nostro dovere. Io ho il mio spritz da finire. Mi fa piacere adesso
vedervi tutti, darvi un saluto e chiudere questa bellissima serata che ci ha visto lanciare per la prima volta un prodotto direttamente al pittore che non ama le regole, quindi siamo andati direttamente da voi a raccontare la storia, creando una sorta di linea diretta, e questo mi piace molto, credo che sia il futuro. Vi voglio ringraziare a tutti per essere stati qua a passare la serata con noi. Siamo stati fino in 700, adesso siamo in 550. L'ora è tarda, capisco perfettamente. A questo punto, un saluto a tutti. Oh no.